Ministero dell'Istruzione e del Merito è diventato il Ministero della Distruzione del Merito, perché ci costringono ogni giorno, ogni anno a comprare titoli, costretti a dover pagare per acquistare punti, un po' come al supermercato, no? Hai la tessera del supermercato, più compri, più hai punti e più vinci il premio. Il nostro premio è un incarico magari annuale da precario, ovviamente. E poi invece ci sono situazioni dove compri il titolo in Romania, lo compri in Spagna a 7.000-8.000 euro, senza fatica, senza sforzo, senza affanno, e comunque hai, diciamo, le stesse, come dire, possibilità nostre, ecco, quindi di caricare i famosi 36 punti in GPS, quindi di entrare a pettine, perché il nostro caro ministro Valditara, che aspettiamo con ansia, ha deciso di farli inserire a pettine. C'è da specificare che noi non siamo contro a questo tipo di situazioni, però siamo pro per una, diciamo, come dire, una comparazione equa. Quindi tu fai il TFA in Spagna, siamo d'accordissimo. Poi l'equipollenza e l'equiparazione deve avvenire in maniera lineare, perché dobbiamo essere tutti sullo stesso piano. Sta diventando una guerra tra poveri, tra docenti si litiga, tra virgolette. Il merito è scomparso. Il merito è scomparso. Il nostro caro ministro Valditara ha deciso che dopo un TFA rumeno, un TFA spagnolo, con soli 2.000 euro, un corso in dire, tu hai automaticamente accesso come un titolo italiano, con fase concorsuale, 8 mesi di frequenza, tirocinio, famiglia, amici, situazioni messe da parte, e quindi niente, abbiamo sbagliato noi probabilmente. Questo.